Allora adesso Luigi Campanella, presidente del Polo Museale Chimico della Sapienza di Roma, Open Science tra economia, società ed etica. Buonasera, cercherò di essere breve perché mi sono molto più tardi. Io scendo un po' di livello rispetto agli ultimi interventi, nel senso che cercherò di parlare da cittadino più che da ricercatore scientifico, nel senso che la mia attività nel campo del rapporto con la cultura e con la scienza è stata più che altro su questo fronte, cioè col confronto con le persone comuni, con la vita di tutti i giorni, diciamo, e mi piace riportare queste impressioni. Io prima lo accennavo anche, mi piace cioè vedere l'apertura della scienza non solo fra gli scienziati e la messa a comune di dati fra le varie comunità, ma l'apertura della scienza rispetto al cittadino, rispetto alla società, che non è un'apertura di comunicare al cittadino i propri risultati, ma anche di essere aperti a ricevere dal cittadino i risultati della vita di tutti i giorni, perché questo fa maturare nuove idee e sicuramente può essere la base di nuovi sviluppi. Quindi vedo una circolarità in cui sostanzialmente la scienza si collega alla cultura ovviamente, ma anche alla qualità della vita e di conseguenza all'economia. Questa mi pare una circolarità fondamentale. E quando prima dicevo il commento, proprio all'intervento di Piero, delle dimensioni, dicevo che il cittadino recepisce alcune dimensioni e capisce che la scienza è aperta a lui e quindi ai suoi problemi quando si confronta con quelle che sono le sue necessità. E ovviamente queste necessità sono fondamentalmente di quattro tipi. Queste è una statistica che è stata fatta in tutto il mondo, di recente è stata riportata. Nei paesi occidentali le quattro necessità del comune cittadino sono quelle: la salute, l'ambiente, l'alimentazione, poi in effetti i beni culturali per alcuni sono il turismo, per altri sono il tempo libero, ma insomma io l'ho chiamato i beni culturali perché in Italia per fortuna penso che il nostro tempo libero lo possiamo utilizzare molto bene con i beni culturali. Tutto questo corrisponde ovviamente a un quadro economico. Allora, quando c'è questo rapporto per il cittadino, questo vuol dire scienza aperta. Ora, percorrendo la storia della nostra cultura, vediamo che a partire da Galileo e da Newton e andando nel tempo, qualcuno prima lo aveva già citato, noi abbiamo assistito a un processo, se volete, di tipo sinusoidale tra momenti di aggregazione della scienza, nelle quali cioè si è andato verso il concetto di scienza unificata, a momenti in cui invece purtroppo si è eseguito opposto, in cui la scienza si è disarticolata e negli ultimi anni, negli ultimi diciamo 50, 70 anni, 80 anni, questo processo della disarticolazione a un certo punto è prevalso in modo notevole. Gli anni 60, che come tutti ricordiamo hanno fatto prevalere una visione della scienza e della ricerca sostanzialmente di tipo produttivistico, cioè legato all'economia, anche perché la guerra aveva lasciato una situazione disastrata per cui la scienza era vista come un
Casana per recuperare delle situazioni difficili, in quegli anni questa visione produttivistica della ricerca, che era legata quindi poi a un consumismo spinto, nel boom economico, tutte queste cose qui, il 68 che è stato il primo tentativo di opporsi a questa situazione, hanno di fatto portato a una disarticolazione culturale, di cui le espressioni sono tantissime. Pensiamo alla non ho molto apprezzato alcune operazioni ministeriali, ma devo dire che quella della riduzione dei corsi di laurea e del numero di insegnamenti è stata un'osservazione giusta, perché noi avevamo portato il numero dei corsi di laurea a valori, mi sembra, intorno ai 3.000 e qualcosa, differenti corsi di laurea nelle 47 di quel tempo atenei italiani. Pensiamo ai 15 comitati del CNR, ai 15 comitati del CUN, alla distinzione tra ricerca applicata e ricerca pura, oppure olismo e determinismo. Insomma, ce ne sono state di espressioni tantissime che di fatto che cosa poi nascondevano? Nascondevano la volontà di gruppi di dividere sostanzialmente la scienza e la cultura, perché in questo modo ci si poteva in qualche modo appropriare di una fetta e gestirla autonomamente rispetto agli altri. Questa disarticolazione ha prodotto secondo me dei danni notevoli, soprattutto in alcuni settori nei quali l'integrazione è fondamentale. Quindi direi che un problema sostanziale di questa disarticolazione è stato quello che di fatto ha slegato fra di loro le comunità scientifiche, e le ha slegate pure rispetto al territorio e alla società, perché ciascuna ha pensato di instaurare un proprio dialogo. Questo è un problema che negli anni 90 finalmente si è cominciato a capire, e sono emersi alcuni segnali. Non sto qui a discutere perché non ne abbiamo il tempo, ma ci sono dei segnali che hanno fatto capire che la comunità complessiva aveva cominciato a capire che bisognava andare in una direzione opposta. Queste sono alcune delle tradizionali disarticolazioni di cui dicevo prima. A questa disarticolazione sono seguiti una serie di problemi che da esse derivano. Non abbiamo tempo di discuterlo, ma questi sono alcuni degli aspetti che, collegati a quelle disarticolazioni, hanno comportato nel tempo una serie di dibattiti di natura sociale, civile, etica, a volte mescolate insieme. Qui ne ho portati alcuni perché sono stati oggetti di dibattiti, di convegni, di comunicazioni di questo tipo, cioè per esempio quanto siano utili la sperimentazione scientifica. La sperimentazione scientifica come l'innovazione della conoscenza, è giusto che ci siano dei limiti a questa sperimentazione, quindi all'apertura che la scienza può dare alla soluzione di certi problemi, o si può accettare che non ce ne siano. Quali sono le possibili evoluzioni di una scoperta scientifica? Cioè, la scoperta scientifica nasce con un certo fine, poi quali sono le sue evoluzioni? Chi lo può sapere, ma questo lo scienziato ne è responsabile oppure non è responsabile? La scienza è neutrale realmente, indipendente realmente, o di fatto nel momento stesso in cui fa delle scelte, delle scelte di progetti, non diventa neutra, non diventa indipendente? Non è che io ho la soluzione a questi problemi. Li riporto come problemi che sono scaturiti secondo me da questa disarticolazione che c'è stata, e che ovviamente hanno comportato un dibattito molto acceso e anche delle tensioni, non soltanto a livello della comunità scientifica ma anche a livello della società. Certo che se la scienza è collegata alla conoscenza, e qui vorrei dire una cosa, spesse volte si confonde conoscenza con informazione.
Informazione e conoscenza sono due cose completamente diverse. Anche stasera ho visto a volte informazione e conoscenza, secondo me sono due livelli diversi, perché l'informazione non è conoscenza, uno può essere bombardato da tante informazioni, alcune possono essere giuste, altre nemmeno, e questo non acquisisce conoscenza. La conoscenza è un livello superiore, perché è una elaborazione dell'informazione per arrivare a conoscere un certo sistema. Allora, la scienza è un livello ancora superiore, perché è l'insieme delle conoscenze. Allora, se dalla scienza si ha conoscenza, dalla conoscenza si ha la partecipazione, perché non si può partecipare a ciò che non si conosce, e dalla partecipazione si ha la democrazia, ecco che il collegamento tra scienza e democrazia diventa un collegamento diretto attraverso questi anelli di congiunzione, che obbliga a vedere la scienza nella sua unitarietà. Io sono un chimico, come diceva Pietro prima, e quindi anche la chimica ha vissuto un po' questo dramma, questo dibattito, questa riflessione. E noi lo chiamiamo il rinascimento chimico. Che cosa indichiamo col rinascimento chimico? Indichiamo quel processo per il quale la chimica, che negli anni 60 ha consentito alla lira, a 13 anni dalla guerra, 15 anni dalla guerra, di vincere l'Oscar della moneta europea, insieme forse il 62, pensate, in 17 anni siamo passati dalla guerra a vincere l'Oscar della moneta europea. E qual è l'industria che ha consentito questo? È stata la chimica, con i materiali, i polimeri e le materie plastiche. Quello è stato il boom economico dell'Italia, dal quale poi è venuto tutto il resto. Ecco, in quella visione la chimica si è occupata solo di economia, si è preoccupata di ribaltare la situazione di un paese che aveva le pezze al sedere. Io ricordo sempre, ero bambino, che mia madre mi dava da mangiare le carrube, che non so quanti di voi le conoscono, sono delle radici che si mettono in bocca, si masticano, uno ha l'idea di mangiare, in effetti non mangia niente, però mastica, perché prima che si consumano ha voglia di... questa era la situazione. Grazie a Dio dopo 15 anni stavo in ben altra situazione, e devo dire, questo punto, questa rivoluzione, certo, era molto, è stata molto dovuta alla chimica. Il premio Nobel Natta è quello che ci ha consentito delle cose incredibili in pochi anni. Però questo è stato fatto a sacrificio di un valore. Qual era il valore che abbiamo sacrificato? L'uomo, la sua identità, perché non ci siamo preoccupati della sua sicurezza, non ci siamo preoccupati del suo ambiente di lavoro, non ci siamo preoccupati dell'ambiente che si produceva a seguito di questo impegno. Questo ha comportato una visione della chimica che era di tipo soltanto produttivistico. Ecco, il rinascimento chimico è che dagli anni 90, fine degli anni 80, la chimica ha cominciato a riconsiderare questi valori. C'è stata una chimica seconda generazione, chiamiamola così, nella quale invece i valori che sono stati messi all'attenzione sono proprio quelli che prima erano stati trascurati. E allora è nata una chimica dell'ambiente, è nata una chimica della sicurezza, è nata la chimica del monitoraggio delle sostanze a livelli a cui prima non erano conosciuti, l'inseguimento alla medicina. Guardate, la medicina è una scienza incredibile, perché ha come rivelatore l'uomo, quindi un qualunque sostanza che produce un effetto sull'uomo, e quindi deve essere poi valutata ai fini medici. Ma l'uomo, cioè, è per certe sostanze un sensore incredibile, io sono un chimico e lo so, si rivelano concentrazioni con delle reazioni, per esempio un'allergia, a concentrazioni delle sostanze che la producono, che poi per determinarle chimicamente, perché se io ho una bolla in faccia non è che posso dire da quello quant'è la concentrazione della sostanza responsabile, la devo determinare, ma non ci sono metodi magari che riescono ad arrivare a quelle concentrazioni. Quindi l'inseguimento alla medicina da parte della chimica, della fisica, della biologia, io parlo da chimico,
ma tutte le discipline che concorrono a delle determinazioni quantitative, che poi sono quelle necessarie perché le leggi devono ovviamente basarsi su valori quantitativi, tutto questo ha, ripeto, portato in campo nuovi valori. Questa osservazione di un premio Nobel della medicina dice: in poche osservazioni molti ragionamenti conducono all'errore, ma molte osservazioni e pochi ragionamenti alla verità. Questo che cosa sta a indicare? È un carattere fondamentale delle scienze che io credo noi dobbiamo rilevare. Cioè, la scienza è vero che si basa su due tipi di conoscenza, la conoscenza induttiva e la conoscenza deduttiva, ma bisogna anche dire che scienza vuol dire sperimentazione, quindi la valutazione della conoscenza induttiva senza trascurare la deduttiva, ma deve essere esaltata. Ecco, le discipline che secondo me hanno connaturato e hanno rispettato questa valutazione non sono tutte, adesso io non voglio qui entrare in un dibattito anche difficile, ma devo dire che il valore sperimentale in una scienza credo che sia un valore fondamentale. E io credo che da questo punto di vista sicuramente la chimica ha dato un contributo, perché è una disciplina tipicamente induttiva che si basa moltissimo sulle esperienze, quindi sulla acquisizione di nuove conoscenze ai fini della crescita della conoscenza generale. Il carattere induttivo quindi della conoscenza, che è tipico della chimica, anche di altre discipline, ripeto, però io voglio parlare qui da chimico, è ovviamente questo carattere induttivo presuppone un'apertura, perché il carattere induttivo è di per sé un'apertura, perché non si basa su quello che già c'è, ma si basa sul fatto di creare nuove opportunità e nuovi dati. Si riferisce sia verso la comunità propria della scienza, ma come vi dicevo prima, anche verso il territorio e verso la società. Ecco perché quando sento parlare di scienza aperta, mi piacerebbe anche sentire parlare di scienza in vivo. Cioè, scienza in vivo vuol dire un diretto collegamento fra la scienza e quello che il nostro mondo che ci circonda, ma nella sua realtà. Per esempio, io sono stato in Svezia di recente e io mi interesso di beni culturali, tra le altre cose, e sono stato invitato a un convegno di questi beni culturali. Di fatto, i ricercatori che presentavano le loro relazioni, come le presentavano? Andando in giro per la città e davanti a alcuni tesori loro, ma vi dico francamente che rispetto ai tesori loro penso che noi ne abbiamo di milioni, ma loro li consideravano tesori e io li rispettavo moltissimo, facevano una lezione, dicevano cosa avevano fatto, come erano. Questo era un'apertura, è la scienza che si apriva, più di così, si apriva perché lo facevano e la lezione che facevano era aperta, chiunque si poteva fermare lì e sentirla. La Svezia non è nemmeno il paese dove la temperatura è perfetta, come potete immaginare, eppure mentre avveniva questo dinanzi c'erano parecchie persone che si fermavano, che sentivano. Ecco, era una forma di scienza aperta che mi piaceva, cioè mi piacerebbe che fosse ricordata. Io la chiamo scienza in vivo, ma voi la potete chiamare come volete. L'importante è questo, cioè quando noi parliamo di scienza aperta teniamo conto che è fondamentale che questa apertura non sia soltanto fra noi a scambiarci i nostri dati o comunque di mettervi a disposizione, ma anche di coinvolgere in questa apertura la realtà che c'è intorno. Anche perché da questa realtà che c'è intorno ci possono venire degli stimoli che fanno crescere i risultati della nostra ricerca e della nostra sperimentazione. E vorrei chiudere con una frase di Longfellow, che è un poeta
funzionano i laboratori del liceo classico, che pure faceva scienze, fisica e così, non c'era neanche formalmente l'esistenza del laboratorio. E poi ci sono recentemente risultati ulteriormente diminuiti anche dove c'erano i laboratori. Allora credo che sul discorso, sul rapporto tra la scienza e il cittadino, questo deve diventare uno dei temi molto molto rilevanti, anche dal punto di vista delle attività cittadine che vengono costruite. Perché mi sembra che senza questo si costruisce su qualche cosa che è falso, perché diciamo, perché Getty si racconti poi a livello dei rapporti tra scienziati e mondo esterno, quello che rimane è anche quello che uno ha visto di insegnamento scientifico, sperimentale o non sperimentale. E appunto la dogmaticità di molta presentazione della scienza è proprio dal punto di vista culturale una delle debolezze nel rapporto tra la scienza e per esempio la cultura del popolo. Certo, direi che la dogmaticità, come la trasparenza, sono due elementi dello stesso che vanno insieme per dare credibilità. Quello che dici è talmente giusto, non lo voglio nemmeno commentare, ovvio che sia così, quando io parlavo dell'importanza della sperimentazione, ovviamente e parlavo di queste esperienze in vita, parlavo di come io vorrei che fossero le cose. Qui consentitemi di fare un piccolo riferimento all'esperienza dei musei, cioè il museo può diventare un aiuto fondamentale a questo tipo di apertura, se lo vediamo in una visione nuova, non il museo di tradizionale in cui si vedono degli oggetti di valore storico e si guardano e stanno là, ma il museo come uno stimolo, come un museo laboratorio nel quale vengono ricordate certe esperienze che hanno un significato storico, perché questo consente di avvicinare e di creare formazione scientifica sin dall'inizio. Allora il cittadino potrà essere un recettore di quella che può essere la trasmissione, se no altrimenti si rischia di trasmettere qualcosa a delle persone che non sono state preparate a riceverlo, e quindi il discorso dell'apertura resta un'apertura di buona volontà ma che non ha nessuna ricaduta. Altre domande? Questo fatto dei rapporti col pubblico, quindi sono situazioni particolari e altre discipline, per esempio noi studiamo la genetica delle popolazioni, però siamo molto attenti ai fattori culturali, per esempio quello studio di cui parlavo sulle scienze è partito da una serie di comunità agroglotte. Allora noi quello che abbiamo fatto in realtà, prima di pubblicare il nostro lavoro e andare a raccontare i nostri risultati, cioè prima siamo andati là, gli abbiamo spiegato lo studio, abbiamo campionato, abbiamo prodotto i risultati, siamo tornati e gli abbiamo raccontato quali erano i piani che ci avevano fatto. E ci siamo confrontati, perché loro avevano delle loro fonti di informazione, qualcuno la potrebbe chiamare folk knowledge, no? Insomma, era importante per noi sia per capire, diciamo, qual era il loro film su quello che saremmo andati a scrivere su di loro, che erano cose intese, ma anche perché ci avevano trasmesso il loro della motivazione. Almeno in questo esempio che sto facendo, per noi è stato fondamentale sentire che c'era qualcuno che interessava, cioè quello che noi facevamo. Perché quando tu vai a scrivere di questi argomenti, vabbè, magari è piaciuta la scienza, però sono argomenti che molti, diciamo, utenti, in volete normali, non vedono come particolarmente interessanti. Quindi lo scambio è anche sul piano quasi emotivo.